Fine primo tempo tra Johnson Harper e Zenit, partendo in vantaggio gli avversari, il Zenit per 2-1, autogol finale, buona partita, peccato per questo errore. Eh sì, stiamo giocando bene, poi due episodi hanno cambiato tutti i risultati, abbiamo anche pareggiato, però abbiamo visto comunque il portiere loro non è tanto forte, se possiamo, se tiriamo possiamo farci. Secondo te manca qualcos'altro per il secondo tempo? Sì, attaccante. Solo? Attaccante e altro difensore. Va benissimo, bene. Ciao, grazie. Primo tempo che vi vede un vantaggio di 2-1, ottima prestazione nel primo tempo. Ci stiamo mangiando troppi gol, questo è il succo della situazione. Stiamo giocando bene, chiaramente stiamo concedendo sicuro qualcosa in difesa. Cercheremo di aumentare lo score nel secondo tempo. Va benissimo, bocca al lupo. Appena terminato l'incontro tra Johnson Harper e Zenit, partita terminata 5-4 per il Johnson Harper, siamo qui per venire in campo Zenit, arriviamo a cui consegniamo la medaglia. Parriale per te, due gol, uno da astuzia e quello posso rovinare gli avversari. Sì, mi sono rifatto da un autogol che avevo fatto in precedenza. Avevo fatto la palla uscita. E lo so, l'hanno detto anche i miei compagni dopo, però l'importante è che alla fine abbiamo vinto e dove il mio contributo. Sì, la squadra oggi è stata non tanto perfetta in difesa. Secondo me ci può anche. No, secondo me paradossalmente abbiamo perfetto quando eravamo un uomo in più. Alla 6 contro 6 diciamo, secondo me eravamo anche di più. Abbiamo dato un paio di gol sotto porta e la ripetizione del mio autogol, quindi questa è una partita tutto sommato centrata. Ci mancava il nostro portiere titolare, anche se quello che venuto oggi, il favore, oggi è andato abbastanza bene. Abbiamo fatto proprio le seconde finali. Non va bene, stato qualcuno. E la mia squadra, la prima partita che faccio, sono loro, spero di andare.